Prima giornata di lavori qui dal G7 Cultura di Napoli, G7 Cultura che rappresenta anche il primo importante impegno istituzionale del neo ministro della Cultura Alessandro Giuli. E proprio qui alle mie spalle, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il ministro Giuli ha accolto le delegazioni dei paesi ospitati con cui da domani si confronteranno su diversi tavoli di lavoro. Sono tanti i temi che saranno affrontati nel corso di questo G7 Cultura, a cominciare dal sostegno del patrimonio storico e culturale dell'Ucraina danneggiato nel corso della guerra, e poi l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle industrie creative, la lotta al traffico illecito delle opere d'arte e infine la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici sui beni culturali. Diversi gli appuntamenti in programma domani invece a Palazzo Reale con l'apertura dei lavori e i saluti introduttivi della presidenza italiana, mentre nel pomeriggio le delegazioni si sposteranno a Pompei per una visita degli scavi archeologici e dove in serata poi assisteranno al concerto della nuova orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal maestro Beatrice Venezzi. The Watcher Post seguirà in tempo reale tutti i lavori del G7 Cultura, quindi continuate a seguirci sulle nostre pagine e su tutti i nostri profili social.